Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Si continua indefessamente a parlare dell'orrendo omicidio di Paderno Dugnano, dove, lo ricordiamo, un 17enne ha di fatto sterminato l'intera sua famiglia. È stato detto che non vi è un movente e noi abbiamo parlato a questo riguardo del trionfo del nichilismo. Il movente non c'è perché il movente è il nulla, tecnicamente parlando, il nihil del nichilismo. Oltretutto, recentemente il colpevole di questa orrenda strage ha detto di aver compiuto questo gesto sentendosi emancipato. Proprio così, uccidere la famiglia, uccidere il padre come segno di emancipazione. Ebbene, possiamo ben dire che in forma radicale, iperbolica e drastica si manifesta in questo gesto il principio dominante dell'odierna civiltà turbocapitalistica che promuove il superamento della famiglia e l'uccisione del padre come simbolo della legge. La civiltà tecnoconsumistica, infatti, è quella della deregolamentazione integrale che deve promuovere il desiderio anomico e dunque deve decostruire ogni figura della legge. E come ci hanno insegnato Freud prima e Lacan dopo, il padre è simbolo della legge, sicché uccidere il padre significa promuovere la deregolamentazione, l'abbattimento della legge, il dominio del desiderio non più normato. Ecco perché questa tragica vicenda di Paderno Dugnano, a mio giudizio, si potrebbe anche leggere con le categorie freudiane e poi lacaniane. Uccidere la famiglia, uccidere il padre, promuovere il godimento deregolamentato e chiamare tutto questo emancipazione.